Brian, ma siamo a giugno e tu ancora porti la felpa? Sì, raga, vi dico solo che stamattina c'era il diluvio universale. E ho detto tutto, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Dunque, io sono una persona molto strana, lo ammetto. Un po' come tutte le persone, d'altronde. Ma la mia curiosità, la mia voglia di scoprire sempre cose nuove, oggi mi ha portato a cercare delle cose strane che fanno nel resto del mondo. Ma in particolare, ho deciso di scegliere il paese più famoso, il paese più conosciuto, il sogno di tutti quanti, l'America. Ebbene sì, ragazzi, perché gli americani a quanto pare sono molto molto strani. Anche più degli italiani, a quanto pare. Quindi oggi sono qui per farvi scoprire alcune delle cose strane che fanno gli americani. Mi raccomando, se l'idea vi piace e volete supportarla, lasciate un pollice in su perché a 5.000 like farò il video Le cose strane che fanno gli italiani. E poi potrebbero esserci anche le cose strane che fanno gli spagnoli, i francesi, i tedeschi, tutte le nazionalità del mondo. Iniziamo. Una cosa della quale siamo al corrente tutti quanti è che gli hamburger americani sono sempre un qualcosa di mostruosamente gigante. Ma a dir la verità, in America questo accade praticamente con tutto il cibo: panini giganti, piatti di pasta giganti, sandwich enormi, porzioni di patatine giganti, grandi quanto un bambino praticamente. Ma una cosa veramente strana e un po' ambigua che possiamo associare sempre al cibo americano è il loro modo di combinarlo. Ad esempio, uniscono i marshmallow alle patate, il bacon allo sciroppo, il pollo ai waffle. Ma cosa ancora più strana è il gelato con la soda. Che senso ha? È strano. Una cosa che conoscevo da tempo e che trovo assolutamente strana è sicuramente il sistema di misurazione. Voi adesso, ragazzi, mi dovete spiegare come possono essere i piedi un buon metodo di misura. Spiegatemelo, cioè, non lo capisco, non l'ho mai concepito, è strano. Per non parlare dei nodi. Che senso ha? Andiamo avanti. Per quanto io adori bere le bevande ghiacciate, belle fresche, infatti bevo acqua ghiacciata anche d'inverno, sì, sono strano, lo so, ho scoperto che gli americani mettono il ghiaccio praticamente in qualsiasi bevanda, in ogni bicchiere. Ma cosa ancora più strana è che spesso mettono più ghiaccio che bevanda, cioè, che senso ha? Sì, beh, a dire la verità questa cosa non ha molto senso, è vero. Ma forse in realtà lo fanno perché in America, nel caso ancora voi non lo sapeste, in qualsiasi fast food non solo vendono le bevande in bicchieri veramente giganteschi, ma hai pure la possibilità di riempirlo gratis ogni volta. Sempre parlando di bevande, gli americani hanno anche bevande fluo. Voi forse non lo sapevate, e a dire la verità non lo sapevo neanch'io. Ma gli studenti che giocano a football americano vengono visti come una sorta di celebrità soltanto perché fanno un'attività in più oltre alla scuola. Sì, ma anch'io faccio video su YouTube e faccio un qualcosa di extrascolastico. Ma diciamo che i miei professori non mi vedono proprio come una celebrità. Dovete sapere che le leggi in America, oltre ad essere diverse in ogni stato, sono davvero davvero ambigue. Ma volete sapere perché? Ad esempio, in Alabama è vietato infilarsi coni gelato nelle tasche posteriori. Chiunque si sveglia al mattino e dice: ciao, stamattina infiliamoci un paio di coni nelle tasche posteriori dei jeans e andiamo a fare una bella passeggiata al parco. Poi, nella contea di Moab, in Arizona, chiunque venga sorpreso a rubare del sapone può essere condannato a lavarsi fino a esaurire tutta la saponetta. Che cazzo di legge è? Ah sì, dovreste anche sapere che a Devon, nel Connecticut, è vietato camminare all'indietro dopo il tramonto. Quindi i granchi probabilmente non esistono perché poi loro camminano all'indietro, la fanno e tunze 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 tunze, ma non possono farlo dopo il tramonto. Mi dispiace. Mi dispiace. Ok, tappate le orecchie ai bambini perché arriva un momento veramente delicato. In Florida, ragazzi, è severamente vietato avere rapporti sessuali con i porcospini. E infine, ragazzi, un'altra delle cose veramente strane che ho scoperto degli americani è che voi potete comprare qualsiasi cosa, anche il cibo, e restituirla entro 90 giorni con il totale rimborso. E io non oso immaginare come venga restituito il cibo, non lo voglio veramente immaginare. No, non lo voglio. Ah sì, quasi dimenticavo! Gli americani hanno bandiere ovunque, proprio ovunque, penso anche sulla tavoletta del cesso. Il video finisce qui, grazie mille per averlo guardato. Certo che questi americani sono veramente, veramente strani forti. Il bello è che ci sono tantissime altre cose strane che questi americani fanno. Ora non mi resta che andare in America e scoprirle, a dire la verità. Per questo video è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un pollice in su, di commentare qua sotto se conoscete altre cose strane degli americani. Se invece conoscete cose strane che fanno nel resto del mondo, non esitate a commentare qua sotto oppure fatemelo sapere su Twitter, perché ovviamente tutto ciò che scriverete nei commenti verrà raggruppato e poi messo in un video. Mi raccomando, fatelo perché ci tengo. Condividete il video con i vostri amici che ci tengono davvero tanto ad andare in America. Io non vedo l'ora di andare in America, ci voglio andare troppo, è un sogno che porto avanti da tutta la mia vita. E a dire la verità, credo mi troverei molto bene con questi americani se sono davvero così strani. Vabbè dai, basta strozzate, noi ci vediamo al prossimo video, soldati. No, viva, bella, voglio bene, ciao.